Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale di Lorenzo Ciac. Vi potreste mai immaginare Neo di Matrix senza il lungo cappotto nero e gli occhiali da sole? Oppure i drughi di Arancia Meccanica senza la tutina bianca e il cappello a bombetta? Quanti personaggi sono diventati iconici attraverso e grazie ai costumi o agli accessori? Pensate ad esempio solo che i supereroi, quanto fa il costume nei supereroi? Quanto fa il costume in Captain America o in Superman? Beh, come minimo il 50%. Ecco, anche negli altri personaggi, anche nei protagonisti degli altri film non supereroistici, il costume fa sì e no il 50%. Ed è il costumista che sceglie la foggia, il taglio, il tessuto, il colore del costume che poi andrà a dare carattere al nostro personaggio. Sì, perché se lo sceneggiatore ha il compito di dare un'anima al personaggio, se l'attore o l'attrice e il regista hanno il compito di farci entrare in empatia con il personaggio, con il protagonista, il costumista ha il compito di dargli uno stile, di dargli un tono, di renderlo ancora più vero di quello che è. Il costume è la cosa che arriva prima al pubblico, è la prima cosa. Se il nostro personaggio è fermo, immobile, quello che noi andiamo a vedere, andiamo a percepire è il costume, è il vestito, è la luce, certo, anche l'espressione del volto, certamente, ma la prima cosa che vediamo è il vestito. E quindi la prima idea che ci facciamo ne viene dal vestito, ne viene dall'abito, ne viene dagli indumenti che il protagonista o il personaggio di turno indossano. E quanto lavoro c'è dietro alla creazione di un costume, dei costumi? Pensate che lavoro deve esserci stato dietro per la creazione dei costumi di Mad Max, per renderli caratteristici, per renderli un tutt'uno con il mondo che circonda i nostri personaggi, i nostri protagonisti. E pensate a Barry Lyndon oppure ai duellanti, pensate che lavoro di ricerca storica che deve esserci stata dietro per andare a recuperare e a ricreare i vestiti che fossero attinenti a quel periodo storico. Un lavoro di mediazione fra il costumista, il regista, l'attore, il DOP, lo scenografo, trucco e parrucco. Gli ingranaggi di questa macchina devono muoversi tutti insieme verso l'unico scopo che deve essere quello di creare un bel film, una bella opera d'arte. Pensate se Rambo fosse stato vestito con una canottiera fucsia e un berretto verde acqua. Io direi che l'effetto sarebbe stato completamente diverso da quello che i costumi, la canotta strappata sporca, la bandana alla testa hanno raccontato di Rambo. Pensate se Batman fosse rosa o fosse azzurro, non farebbe poi così paura di notte, sarebbe un uomo vestito al pipistrello azzurro o fucsia o rosa o giallo. Comunque anche nero, se uno lo vede andare in giro, non è che non ridi, però almeno un po' più di inquietudine te lo mette il nero. Quindi questo per dire che è giusto applaudire gli sceneggiatori, i registi, le attrici, gli attori, ma è anche giusto ricordarsi del grande reparto dei costumisti che hanno fatto entrare tanti personaggi dentro ai nostri cuori. Pensate alla vestaglia del grande Lebowski o al cappello e al poncho di Clint Eastwood nel Buono, il Brutto e il Cattivo. Quanti costumi sono riconoscibili anche senza l'attore dentro. Ecco, questa è la potenza del reparto costumisti. Quindi fate caso ai costumi la prossima volta che andrete al cinema e guardate come saranno ben messi o malmessi all'interno del contesto e sopra all'attore che li porta. Quindi noi ci vediamo su Instagram o qui su YouTube al prossimo video. Io vi saluto e vi ringrazio. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, like mi raccomando e condividete e ciao, alla prossima!